Ciao ragazze, allora sto ridendo perché sto per fare il video tag sui difetti e sulle cose che ci piacciono. Devono essere 3 e 3. Allora, inizio dalle imperfezioni, quindi dalle cose che considero dei difetti. Prima cosa, questi maledetti capelli. Non mi piacciono i capelli perché sono molto fini e sono pochi. Cioè, nel senso, non sono calva, chiaramente, però non sono dei bei capelli folti, presente quelle teste con i capelli sani, folti, tanti, che quasi non si riescono a domare. Ecco, io invece ne ho un po' pochi, però vedete, non ho una testa bella, non so, bella voluminosa con tanti capelli. No, ne ho pochi, pochi. Deboli, fini. Quindi, boh, avrei preferito una testa un po' più, dei capelli più folti. A dire il vero, io quando ero piccola avevo i capelli ricci. Allora, io quando ero piccola avevo i capelli ricci e ne avevo tantissimi. Poi, siccome crescendo il capello riccio non mi piaceva, sono anni e anni che quindi li liscio con il phon e la spazzola, qualche volta anche con la piastra, e quindi sono andati a indebolirsi e a cadere. Quindi alla fine la mia testa è rimasta con pochi capelli. Non mi piacciono tanto. La seconda cosa che non mi piace sono loro. Bastardi denti. Allora, quello che non mi piace dei miei denti sono gli spazi tra un dente e l'altro, ma in particolare uno. Ma questo qua. Questo. L'odio, cioè, l'odio veramente. Io faccio una foto, sono davanti allo specchio, lo noto subito. È una, non so, è uno di quei difetti che proprio mi dà fastidio. Non lo so, avrei preferito una dentatura di quelle 360 denti, tutti in fila, attaccati uno all'altro. Terzo sono le mie mani. Le mie mani le detesto, ok? Mia sorella, qualche volta, più in passato che adesso, adesso non me lo dice più, in passato mi diceva che ho le mani da bambina. Guardate le mie mani. Adesso qualcuno ci rimarrà perché qualcuno mi ha fatto più volte complimenti sulle mani. A me le mie mani non piacciono perché non mi piacciono le mie dita, la forma delle dita, perché praticamente non hanno forma. Le mie dita sono dritte. Ok, partono di qua dalla base, vanno su dritte, non, boh, non lo so. Avrei voluto che fossero più magre, più magroline le mie dita. Ok? Non so, una forma, qualcosa. Ecco, magari così mi sarebbe piaciuto di più. Non lo so. Le mie mani non mi piacciono. Le altre cose invece che mi piacciono sono gli occhi. Gli occhi mi piacciono. Mi piacciono perché hanno questa forma. Posso dire, sono slanciati, sono vanno per il lungo. E io la maggior parte del tempo, ma non perché lo faccio apposta, è proprio il mio occhio che è fatto così. Gli occhi sono chiusi, non ho l'occhio grande aperto, ce l'ho molto allungato, slanciato, non lo so, che va comunque così all'indietro. Poi la seconda cosa che mi piace, questa mi piace veramente tantissimo di me, sono i miei piedi. Evito di tirare su il piede e mostrarvelo, quindi credetemi sulla parola. I miei piedi li adoro per la forma, adoro le mie dita, perché la maggior parte delle volte i piedi degli altri hanno le dita storte, cioè uno va di qua, l'altro va di qua, l'altro fa così, quell'altro fa cos'ha. Quindi mi rendo conto che è molto difficile vedere un bel piede. Il mio piede mi piace veramente tantissimo, quindi d'estate cerco di mettere spesso e volentieri dei bei sandali proprio per valorizzarli. Mi piace la forma, mi piace la pelle, non lo so perché non si vedono tanto le venuzze e non c'è tanto grasso, cioè proprio è sottile quanto serve, non lo so. So che è un discorso strano e non sto riuscendo magari a farmi capire.
Però io so cosa voglio dire. Mi piacciono tantissimo i piedi, mi piace la forma, mi piacciono le dita, mi piace la caviglia, mi piace il talone, mi piace tutto dei miei piedi, mi piace il collo del piede, tutto. La terza cosa che mi piace di me è... Allora, sono indecisa tra due cose. Le gambe mi piacciono molto e seno. Ok? Diciamo il mio seno come terza cosa. Io ho una quarta abbondante, però anche qui, a differenza di tante ragazze che vedo in giro, che magari hanno un seno prosperoso, però quando un seno è grande, prosperoso, tende a cadere. Invece il mio mi piace perché sta su, nel senso che non è, non so in che termini spiegare per non risultare volgare o qualsiasi altra cosa. Voglio dire che ho una taglia prosperosa, però non è un seno cadente, quindi per questo motivo mi piace. E basta, spero di non aver scandalizzato qualcuno con la terza cosa. Queste sono i miei tre difetti e le tre cose che invece mi piacciono. Poi volendo dire altri, se ne possono dire altre mille cose. Però rispettiamo le regole del video tag. Se volete partecipare anche voi, lasciate un video, un commento, quello che volete. E rendetemi partecipi di quelli che sono i vostri difetti e quelli che sono invece i vostri orgogli, non lo so. E basta, io vi saluto. Ci vediamo la prossima volta. Sposto i miei odiatissimi capelli che non sopporto più. E un bacione!